sono all'ECMA anche quest'anno, sono venuta a vedere un pochettino le novità che incontriamo anche nel 2022, come sempre si va sempre di più verso la sostenibilità, quello che è anche l'elettrico. Ho scoperto a proposito di questo un po' di novità che vi racconterò insomma nei prossimi giorni. Questo per dirvi che oggi è la seconda giornata dedicata agli operatori e alla stampa, da domani sarà aperto al pubblico, quindi potete ancora venire fino a domenica sera alle 18:30 e poter scoprire quelle che sono effettivamente le novità del settore. Tra l'altro, tra le altre cose, io ho trovato questa che è bellissima e secondo me può essere il mio prossimo mezzo per poter arrivare in radio. Il cassone lo posso utilizzare per riempirlo di dischi e di vinili per poter fare le nostre chiacchierate, quindi se vi va, questa è solo una delle tante novità, ma come vi dicevo l'ECMA offre questo e tanto altro. Tra l'altro, insomma, chiacchierando anche con chi è espositore o chi è addetto a questo settore, quindi ci lavora e doveva venire a scoprire le novità, ho fatto la fatidica domanda, insomma, meglio un motore endotermico che quindi faccia tanto rumore, per cui il classico motociclista, oppure un motore elettrico. Beh, devo dire che con chi ho parlato, che sono motociclisti a tutti gli effetti, e per loro effettivamente il motore elettrico lascia un po' il tempo che trova, perché non c'è il fatidico rumore, quel rombo che in qualche modo fa sentire che stanno arrivando. Non so cosa ne pensiate voi, insomma è bello anche per questo, perché alla fine ognuno può dire la propria, come sempre anche da noi nel nostro canale, per cui io intanto vi aspetto come sempre, ma vi rinnovo l'invito a venire a vedere anche questa nuova edizione dell'ECMA 2022, vi ricordo, mi raccomando, a Milano. Ciao, io adesso continuo, faccio il mio giro e poi effettivamente me ne vado a casa, magari con questa, tanto sono coperta, oggi piovigina un po', ma non importa. Ciao!